I lavoratori di Ottana e le famiglie di chi non c'è più hanno diritto ad avere lo stesso trattamento giuridico e sanitario ricevuto dai loro colleghi della penisola che hanno operato in stabilimenti chimici in cui si utilizzava l'amianto. E quanto è stato sottolineato con forza stamattina ad Ottana nel corso di un incontro promosso dagli ex lavoratori degli stabilimenti chimici. Un appuntamento a cui hanno preso parte i rappresentanti dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, col vicepresidente nazionale Mario Murgia e la presidente regionale Sabina Cuntu. Oltre al sindaco di Ottana, Franco Saba, sono intervenuti i parlamentari sardi Silvio Lai, che ha presentato in Senato un'interrogazione al governo sulla diversità di trattamento, e i deputati Michele Piras di Selle e Roberto Capelli del Centro Democratico. L'obiettivo dell'incontro era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto le istituzioni, sulle emergenze in atto con un aumento dei decessi e delle gravi patologie dovute all'esposizione all'amianto. Un altro obiettivo è anche quello di un immediato riconoscimento del diritto alla sorveglianza sanitaria gratuita e dei benefici previdenziali di legge per migliaia di lavoratori. Da Ottana è arrivata la richiesta di porre fine al trattamento ingiusto e discriminatorio che ha escluso i lavoratori di Ottana dai diritti sanciti dalla legge 257 del 1992, che vietando l'utilizzo dell'amianto in qualsiasi forma ha imposto gli obblighi di sorveglianza sanitaria e il diritto ai benefici previdenziali. Ottana è infatti l'unica realtà del gruppo Eni a subire questa assurda discriminazione. Questo a fronte di quanto accaduto a Pisticci in Basilicata, stabilimento gemello di quello di Ottana, in cui è stata garantita agli ex lavoratori piena assistenza. Una discriminazione che non ha basi giuridiche e morali per esistere, che invece si sta compiendo ai danni dei lavoratori sardi e delle loro famiglie.